Bentornati su Spacciatore Seriale per l'appuntamento consueto mensile in cui facciamo questa rapida carrellata di titoli in arrivo, serie TV in arrivo a maggio 2020. Questo video, come tutti gli altri, è in collaborazione con i miei amici di Nonsolo.tv, che è un rotocalco mediatico, siti web, Instagram, YouTube, insomma, ci svelano le curiosità del mondo dello spettacolo e non solo. Trovate tanto, tanto altro ancora. Allora, prima di iniziare questa carrellata, io ho selezionato alcuni dei titoli che mi sembravano un po' più interessanti, ma ce ne sono veramente una marea. Prima di iniziare questa carrellata vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube Spacciatore Seriale e se volete potete trovarmi anche su Facebook e su Instagram, sempre come Spacciatore Seriale. E adesso partiamo subito con la carrellata di titoli in uscita a maggio 2020. Hollywood, prima stagione, distribuita dalla piattaforma streaming Netflix, di nazionalità USA, genere drammatico storico, una serie TV di Ryan Murphy con Jim Parsons. Nella Hollywood post seconda guerra mondiale, un gruppo di giovani attori e registi cercheranno in tutti i modi di fare grandi cose. Upload, prima stagione, distribuita dalla piattaforma streaming Amazon Prime Video, di nazionalità USA, di genere fantascienza. Dopo il suo prematuro decesso, un uomo è in grado di scegliere la sua vita dopo la morte. Das Boot, la seconda stagione attesissima, in onda su Sky Atlantic, di nazionalità tedesca, genere drammatico guerra. Serie drammatica che riprende gli avvenimenti del film U-Boat del 96. Billions, stagione 5 su Showtime. Di nazionalità USA, di genere drammatico, gli intrighi dell'alta finanza, in combutta con la giustizia e la grande sfida tra Bobby Axelrod e Chuck Rhodes. Scam Italia, quarta stagione, distribuita dalla piattaforma streaming Netflix e Team Vision. Di nazionalità italiana, genere drammatico teen. Adattamento della serie norvegese Scam, lo show narra le vicende di un gruppo di teenager della capitale affrontando temi sociali importanti. Hightown, prima stagione, distribuita dalla piattaforma streaming Starzplay, di nazionalità USA, genere drammatico. Jackie Quinones, agente del National Marine Fisher Service, amante di feste e bagordi, vede sconvolta la sua vita senza regole quando scopre un cadavere sulla spiaggia. Homecoming, seconda stagione, distribuita dalla piattaforma Amazon Prime Video, di nazionalità USA, genere drammatico, thriller politico. La serie narra dell'homecoming, una struttura volta a dare supporto ai veterani, specie nel passaggio dalla vita militare a quella civile. Le regole del delitto perfetto, sesta ed ultima stagione, distribuita dalla piattaforma streaming Now TV. Di nazionalità USA, genere thriller legal drammatico, una serie TV con Viola Davis. Sex legal thriller incentrato su un gruppo di studenti di legge e sulla loro professoressa di criminologia, una donna brillante quanto misteriosa. Central Park, prima stagione, distribuita dalla piattaforma streaming Apple TV, di nazionalità USA, genere animazione e commedia musicale. Una famiglia di custodi che vive e lavora a Central Park finirà per salvare l'amatissimo parco e sostanzialmente anche il mondo. Eccoci qua alla fine di questa carrellata incredibile di titoli in uscita
a maggio 2020. Ce ne sarebbero stati anche altri, ma un po' alla volta ve li dirò nei trailer che pubblicherò sul canale. Canale Spacciatore Seriale, al quale vi chiedo di iscrivervi. Se non l'avete ancora fatta, basta un click e attivate anche la campanella per le notifiche video. Poi, se volete, potete cercare e trovare Spacciatore Seriale anche su Facebook e su Instagram. Questo video, e colgo l'occasione per salutarli, è in collaborazione, come ho detto all'inizio, con gli amici di Non Solo .tv, rotocalco web con sito, con YouTube, con Instagram, in cui ci svelano le curiosità del mondo dello spettacolo e non solo. Io vi abbraccio tutti, vi bacio anche con la lingua in maniera passionale, come dico sempre in tutti i miei video, per una questione di educazione, non per altro, lo voglio chiarire. E vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!